Buonasera veri credenti e benvenuti a questa nuova puntata del The Fly Walls Show, puntata della domenica e quindi sigla! E lo sapete che la farei sentire anche tutta, vero? Però poi dice che poi zio Zuckerberg si arrabbia, quindi lasciamo assolutamente perdere. Sono le 22.25, ciao Nunzio, ciao Lorenz, ben arrivati su queste frequenze questa sera. Come è stato il vostro weekend? Spero per voi che sia stato un weekend riposato, riposante, dedito. Ciao Rosa, le cose che vi fanno divertire, le cose che vi fanno passare un buon fine settimana. Quindi spero che abbiate letto, visto serie TV, giocato con i videogiochi, insomma, tutte quelle cose per cui poi si va a vedere alla domenica sera The Fly Walls Show. Io devo dire che questo weekend ho fatto un po' di tutte queste cose. Tanto per cominciare, oggi pomeriggio mi sono messo d'impegno, ma l'ho fatto veramente proprio con una concentrazione quasi militaresca, perché se non facevo così non ne uscivo davvero più. Ho finito il videogioco di The Avengers. Lo so che non dovrei parlare male di questo tipo di cose, soprattutto perché costicchiano e soprattutto perché comunque a tanta gente sta piacendo, ma in realtà non ce ne frega nulla di questi ragionamenti. La verità è che è un gioco con delle meccaniche particolarmente complicatissime, non complicate, non è vero, non è con delle meccaniche complicate, è con delle meccaniche brutte, vecchia scuola, qualcosa che sembra tirato fuori di peso neanche dalla prima PlayStation, al di là della grafica che ovviamente è bella. E di conseguenza non è un gioco che fa venire voglia di passarci del tempo sopra. Anche la narrativa, per carità, è interessante. Ci sono tantissimi spunti, tantissimi elementi che varrebbe la pena di prendere in considerazione, ma la verità è che ci si trova davanti ad un gioco che fa veramente tanta fatica a prendere una sufficienza di sorta e che quindi va messo negli archivi il più in fretta possibile. Pensate che ho cominciato quello pur sapendo di avere in mano Ghost of Tsushima e anche Squadrons di Star Wars, che comunque devo tornare a giocare perché non è assolutamente malvagio come titolo di gioco, come esempio di modalità. Anzi, tra le altre cose è assolutamente interessante il fatto che oramai siamo tutti addirittura d'arrivo per quello che riguarda la PlayStation. Non so quanti di voi cosa farete? Prenderete la PlayStation 5 o la nuova Xbox, che non riesco neanche a ricordarmi come si chiama, il che vi dovrebbe dire più o meno in maniera facile esattamente che cosa mi sto prendendo in mente di comprare. Sarà ovviamente la nuova PlayStation, e anzi non vedo l'ora di farlo per la verità, perché sono curioso di vedere sia i nuovi Assassin's Creed che i nuovi Watch Dogs, quindi insomma sarà qualcosa che farò assolutamente. Non so se mi riuscirà di fare al day one, ma non ci provo quanto prima, più che altro per una questione di disponibilità, perché se non ho capito male si sta rendendo veramente difficile recuperare la console al 19 di novembre, quindi insomma manca meno di un mese, in realtà manca un mese oggi o giù di lì, e ancora non so quale delle due, quale prenderò. Sicuramente prenderò la versione col disco, questo sì, perché ciao Massimo, perché sono troppo abituato ad avere il supporto, quindi da questo punto di vista non mi arrenderò. In realtà quest'oggi ho anche finito di leggere finalmente il primo omnibus dedicato al BPRPD. Ma Luca, io sono sempre stato per la pari opportunità, quindi continuerò ad esserlo, comprerò sicuramente anche la nuova Xbox, magari a marzo, aprile del prossimo anno. Quest'anno ovviamente compro la PlayStation 5 perché è un po' il primo amore, quindi non si torna indietro da questo punto di vista. Poi ci sono però delle anteprime anche sull'Xbox che forse vale la pena di giocare, quindi non mi fermerò a quello, comprerò anche quell'altro. Detto questo, oggi vi stavo dicendo, ho terminato finalmente il primo omnibus del BPRPD, quindi è la serie spin-off creata sempre legata al mondo di Hellboy, quindi Mike Mignola. Non so quanti di voi hanno mai letto questa serie, io l'ho sempre trovata molto affascinante, al di là delle storie di Hellboy, quelle vere con il personaggio a singolo che poi dopo si riunisce in un certo modo a tutto il team del BPRD eccetera eccetera, però tutto il cast del BPRPD l'ho trovato assolutamente interessante, ben diversificato, ben definito, e quindi ecco,
il primo volume che è stato pubblicato da Magic Press, credo oramai un paio di mesi fa, è il primo, e raccoglie delle miniserie che in realtà sono più recenti rispetto a tutto il resto che è stato pubblicato in Omnibus, perché pubblica le tre miniserie 1946, 47 e 48, che sono una sorta di prequel di quello che effettivamente poi succede nell'ambito della serie di Hellboy, fino ad arrivare poi agli anni 90, dove il personaggio avrà tutto il suo arco. Poi ci sarà la guerra di Rane, l'inferno sulla Terra, ci saranno altri spin-off, 51, 52, 53 se non ricordo male. Però queste sono proprio le prime storie in cui vediamo Hellboy che fa comparsate fondamentalmente nell'ambito del BPRPD, ma è Trevor Butnum che è il patrigno di Hellboy, che fa un po' da Mulder ante litteram, no? Quindi fa un po' un personaggio che va a scoprire, a cercare di capire i misteri, fra le altre cose in continua comunione, nel senso in continuo contatto con un demone infernale che ha preso le spoglie mortali di una bambina russa, quindi c'è anche questa presenza inquietante che compare in tutte le storie e lo rende assolutamente affascinante. Tra l'altro, a proposito di fantasmi, ieri sera abbiamo visto con le bambine Enola Holmes, che è quel film che hanno fatto con Millie Bobby Brown, che è la ragazza di Stranger Things, che fra l'altro è cresciutissima, quindi è veramente un pochettino più grandicella rispetto alle cose che fa in Stranger Things, sperando di vedere la quarta stagione a breve. Enola Holmes, classico film per famiglie, non è malvagio. La cosa che effettivamente mi è piaciuta molto è l'ambientazione di carattere londinese vittoriana. Da un certo punto di vista è costruita così bene che sembrava di giocare ad Assassin's Creed Syndicate, o forse potrei dire che Assassin's Creed Syndicate era costruito così bene da rendere perfettamente l'idea di un panorama vittoriano, quella delle due che preferiate di più obiettivamente. Poi però siccome era presto, le bimbe erano andate a dormire, abbiamo detto vediamo qualcos'altro, e ho pensato di vedere una cosa che avevo nella mia lista di serie da vedere di Netflix. Fra l'altro ieri, ragazzi, ho aperto la mia lista di serie di Netflix da vedere, ce ne saranno più di 40, non so veramente come fare per emergere da questa situazione, e mi sono trovato davanti a The Haunting of Hill comunque la possessione del palazzo Hill, qualcosa del genere. Ciao Alberto, che fa abbastanza impressione ovviamente la storia di questa famiglia con 5 figli che per un po' di tempo ha vissuto in questa casa stregata, e che poi ci sono continui rimandi tra passato e presente. Era veramente inquietante, e tra le altre cose non risparmiava sia colpi di scena molto 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 psicologici, sia proprio veri e propri scene abbastanza terrificanti nel chiaro equilibrio di film tipo, che ne so, The Grudge piuttosto che The Ring, eccetera eccetera. The Antico Hill Mansion mi sembra che fosse. Cavolo, figo, non sono particolarmente abituato a questo tipo di trama, anche perché non riconosco con una certa facilità che poi, andando a passare tante sere da solo in albergo, queste cose mi vengono in mente nei momenti meno opportuni, quindi so già che facendo una cosa di questo genere non è che abbia fatto una cosa estremamente furba, perché poi al primo albergo che mi capiterà di dormire da solo avrò queste cose in mente. Ma pazienza, perché obiettivamente è una serie che assolutamente merita. Naturalmente bisognerà vedere come si evolve, ma sto vedendo già con 2 anni di ritardo, quindi abbiate pazienza, la finirò di vedere prima o poi, anzi più prima che poi. Tra l'altro oggi ho fatto una cosa che non vi posso dire bene che cosa, perché c'è questa sorpresa, non so se state seguendo, adesso ne approfitto un po' per fare, non dico pubblicità, ma quasi comunque un certo livello di presentazione. È da un po', se seguite Industria Nerd, che è il progetto con cui lavoro con una crew di altri ragazzi, se seguite Industria Nerd sapete che da un po' di tempo stanno comparendo dei banner pubblicitari che parlano del 26/10/2020 alle ore 8. Ciao Danilo, lo spero perché voglio vederla, per la verità. Succederà qualcosa il 26 ottobre 2020 alle ore 8. Qualcosa di personalmente per me estremamente importante. Vi dico che faccio veramente fatica a mantenere il sangue freddo e credo che
In quel momento lì, a quell'ora lì, farò veramente ancora più fatica a mantenere il sangue freddo perché sarà qualcosa di complicato da gestire, ma in maniera positiva. E oggi ho cominciato a lavorarci un pochettino su, ho cominciato a vedere di che cosa si trattava, che cosa dovevo fare, che cosa non fare. Beh, ecco, devo dire, un bel lavoro sta venendo fuori. Ho fatto un po' di ricerche sui miei amati omnibus, quindi si tratta di comic book, vi do questa anticipazione, ma trattandosi di industria nerd, effettivamente non dovrebbe essere un'anticipazione troppo misteriosa. Però c'è questa cosa in particolare che va a essere molto interessante. Anzi, tra le altre cose, ne parliamo. È da un po' che non ve ne parlo, ve ne voglio parlare un pochettino, 2 minuti, poi dopo magari cambiamo argomento. Sapete che ciao Giacomo, ben arrivato. Industria Nerd sta crescendo, stiamo facendo un sacco di interviste, stiamo cercando di farci conoscere. La cosa contro cui corriamo veramente a sprombattuto è il fatto che abbiamo poco tempo per fare tutto quello che vorremmo, come lo vorremmo. E per questa ragione siamo alla continua ricerca di persone che ci possono dare una mano, che vogliano entrare a bordo di questa avventura e divertirsi assieme a noi. Per cui se avete voglia di scrivere a proposito di fumetti, di videogiochi, di giochi da tavola, di tutta questa serie di mondi, io vi invito fortemente a mandarmi un messaggio privato a me, mandarlo a Industrie Nerd, scrivere a redazione @industrienerd.it, insomma, fate un po' come vi pare, ma se avete voglia di partecipare a questa opportunità potrebbe essere assolutamente divertente perché vi posso garantire che ci sono un sacco di cose che facciamo assieme e che possiamo veramente vediamo, non vediamo l'ora di poter condividere ulteriormente, di fare assieme anche a voi. Quindi rimanete sintonizzati per il 26, perché sarà effettivamente una cosa straordinaria anche per tutto quello che abbiamo fatto nell'ultimo periodo, e poi vedremo un po'. Passiamo un po' alle letture, perché questa settimana, non so se avete visto il video di ieri, comunque sono usciti una valanga di volumi Marvel e DC, perché comunque, non so, probabilmente si sente odore di un prossimo futuro lockdown, per cui un lockdown del genere potrebbe compromettere molte uscite in libreria, e quindi per evitare questo si preferisce far uscire volumi tutti quanti adesso, non lo so. Oppure semplicemente si erano accumulati e quindi adesso piano piano la Panini sta scaricando. Però lo sta facendo con criterio, perché sta facendo un bel po' di cose. Sta ristampando anche tante cose che sono interessanti. E da questo punto di vista, però, devo dire, oggi sono rimasto un po' deluso da una cosa, perché è uscito questi giorni un volume gigante di, a firma fra le altre cose, Reminder Immonium, dedicato a Falcon, che va a ristampare un volume uscito appena 2 anni e mezzo fa con la stessa identica storia. Adesso io posso capire veramente quando si vuole andare a ristampare materiale che magari non vede la luce in carta da, non dico una decade, ma anche 8-9 anni, anche di più, non lo so, qualcosa del genere. Però obiettivamente, soprattutto per una storia come quella lì, che è vero, ha le matite di Monem, però non è che stiamo parlando di un capolavoro del fumetto contemporaneo. Vedere due versioni leggermente differenti ma fondamentalmente incise sulla stessa lunghezza d'onda in due uscite separate, onestamente mi fa un po' strabuzzare gli occhi e no, onestamente non capisco il perché, però insomma è forse l'unico neo di un piano di uscite che in questo momento sta veramente facendo faville e sta presentando tanto, tanto materiale molto interessante. Io vi invito a recuperarlo perché c'è veramente di tutto e soprattutto in ambito DC c'è un'idea di cominciare a ristampare tantissimo materiale che probabilmente la luce d'Italia l'ha vista veramente poco e veramente male. E parlo di grandi serie come i Teen Titans, la settimana prossima dovrebbe uscire un volumone della serie Golden Age con Bronze Age, probabilmente con tutte le storie del Joker in solitaria. Cioè, a breve dovrebbero ristampare Cosmic Odyssey, insomma, tantissimo materiale che magari negli anni passati non ha mai visto una presentazione così bella, precisa, così organica. E soprattutto ho notato una cosa, la vedevo qui però su un materiale Marvel, ma credo che su un materiale DC siamo grossomodo sulla stessa lunghezza d'onda, sui fumetti dedicati a Marvel Saga. Marvel Saga è questa nuova ristampa delle storie di Dan Slott dedicata all'Uomo Ragno, che ha già 2 volumi nel suo organico, che probabilmente entro la fine dell'anno si riprenderà anche altri 2 volumi. Quindi piano piano
stanno raccorciando le distanze. Ecco, in questi volumi ci sono un sacco di editoriali, tantissime interviste, materiale di magazzino, storie, racconti, note, tutto quello che una volta nei fumetti era dato per scontato, che purtroppo da tantissimo tempo non si vede più, e questo obiettivamente è una cosa che fa solamente che piacere, perché avere tutto questo materiale in più è veramente una cosa assolutamente notevole. Tra l'altro, non so se vi è capitato di recuperare i Marvel Must Have. I Marvel Must Have sono questi volumi che purtroppo ne escono anche 3-4 a settimana, quindi alla faccia del Must Have è un Must Have abbastanza pesante. Però sono dei volumi dove vengono raccolti degli archi narrativi che sono sostanzialmente importanti, degli archi narrativi che hanno avuto un successo di un certo tipo in passato, che vengono considerati come cruciali per tutto quello che riguarda poi la produzione Marvel. Ecco, questi archi narrativi, che tra l'altro sono stampati però a un prezzo tutto sommato ragionevole, non particolarmente oneroso, hanno una cosa bella, e sulla parte finale c'è proprio una serie di note e con tutta una serie di letture critiche da fare per voler completare il quadro, per andare magari ad approfondire, per andare a trovare altri materiali. Ecco, questo è proprio quel tipo di atteggiamento che secondo me una casa editrice come la Panini, che adesso dovrebbe veramente mantenere un ambito così importante, dovrebbe avere. A proposito di ristampe, io non so, perché ho visto ancora solo qualche banner pubblicitario, ma non ho visto la cosa sul sito internet ufficiale. Il 29 di ottobre, quindi oramai letteralmente breve, inizierà una nuova ristampa ragionata delle storie di Mister No. Stiamo parlando dei 60 numeri inizialmente, che non sembrano, non sono tanti, ma non sono neanche pochi. Ricolorata, non si capisce bene se poi dopo continuerà. La cosa che mi turba, e questo è effettivamente un grosso punto interrogativo, è che la stanno mettendo settimanale, se è vero, che è un po' il formato di Zagor e di tutti gli altri fumetti. Ecco, questo è un po' un problema, secondo me. Bisognerebbe che ci si riflettesse con una certa entità, con un certo criterio. Fate questo ragionamento. È vero, si è appena conclusa settimanalmente le 28 uscite con l'opera Omnia, o più o meno Omnia di Magnus, il grande Magnus, proprio, se non sbaglio, proprio con la Gazzetta. Era settimanale, 9 euro al numero, assolutamente ragionevole, però sapevamo già che era una cosa finita, 28 episodi, e questo era, niente di più, niente di meno. Avere a catalogo una ristampa che potenzialmente potrebbe avere più di 300 numeri, e che questi numeri siano settimanali, comincia a diventare un investimento di un certo tipo, fra l'altro anche di spazio, ma questa è un'altra storia. E onestamente forse sarebbe più sensato fare quello che sta facendo la edizione IF, non mi ricordo con quale altra testata giornalistica, che per la sua storia del West sa già che sarà una ristampa che durerà 6 anni, e quindi un episodio al mese, più o meno con la stessa identico ratio di uscita che era delle uscite originali, che secondo me non si sbaglia moltissimo da questo punto di vista, perché è vero, siamo sempre lì, chi ce le ha quelle storie ce le ha già avute, le ha già comprate, chi le vuole leggere per la prima volta magari non legge solamente quello, perché si tratta di storie che hanno un valore importante dal punto di vista storico, magari anche dal punto di vista narrativo, però cominciare a pensare di spendere 40 euro al mese per un numero indefinito di mesi solo per Mister No, obiettivamente è un'imposizione molto forte, no? È vero che così ci si assicura subito che tanti numeri vengano stampati e vengano comprati, però porca miseria, così è veramente un margine assurdo per chi deve lavorare su queste cose, chi le deve comprare, perché sono veramente tanti ed è un'imposizione molto molto forte, quindi insomma bisognerebbe ragionarci un po'. Sono le 22.44, prima di salutarvi volevo dirvi che mi sono letto l'ultimo volume di Zero Calcare, Scheletri, però a questo punto non voglio rovinare una recensione di questo tipo facendola in fretta e senza troppo criterio, per cui se siete d'accordo, ma se non lo siete è uguale, vi voglio bene uguale, vi do appuntamento a domani per quello, ne parleremo in maniera un pochettino più dettagliata, anche perché secondo me ci sono un sacco di spunti che meritano di essere presi in considerazione, quindi faremo magari una recensione con un po' di anticipazioni dettagliata e poi andremo un pochettino avanti. Detto questo, veri credenti, io vi ringrazio per essere stati qui con me anche questa sera. Sono le 22.44, come vi dicevo, i miei occhietti fanno un pochettino James, nel senso che si sente che sta finendo il weekend e sta per iniziare la settimana lavorativa. Quindi detto questo, non mi resta veramente altro che augurarvi una buona serata con un forte, fortissimo, calorosissimo. Dai, è tutta! Ciao veri credenti, a domani!